Presenti nella giornata odierna che saranno giudicati dal nostro giudice Nando Asnaghi. Doppia scorta per il nostro giudice Asnaghi. Ed ecco quindi a voi Sallucchi, Setter Gordon, Flat Gordon Receiver, Greyhound, Bracco Italiano Bianco Arancio, Bracco di Weimar a pelo corto, Setter Inglese, Orange Belton, Spinone Italiano, Drattar, Golden Receiver, Dalmata, Bull Terrier Standard, Irish Soft Coated Wooden Terrier, American Staffordshire Terrier, Labrador Retriever, Segugio Italiano a pelo raso, Sky Terrier, Lagotto Romagnolo, Beagle, English Cocker Spaniel, American Cocker, Norwich Terrier, Jack Russell Terrier, Yorkshire Terrier. Anche in questo caso tutti i soggetti che vediamo nel ring sono molto promettenti. Preselezione per Sallucchi, Gordon, Flat, Bracco Italiano Bianco Arancio, Bull Terrier Inglese, Standard, Norwich Terrier. Un grande applauso a tutti gli altri cuccioloni che lasciano il ring. Sallucchi, levrero persiano, standard britannico per questa razza. Dalla Scozia il Setter Gordon. Flat Gordon Receiver, abbiamo imparato durante la presentazione del Receiver Club che è una razza britannica. Oh.
bracco italiano, colorazione bianca e arancio. Bull Terrier inglese taglia standard. In arrivo il tavolino che ci permette anche di ringraziare tutte le persone che lavorano sul Ring d'Onore, le steward, gli steward. Norwich Terrier, qui è facile intuire per chi conosce la geografia britannica che si tratta di una razza inglese. Il giudice Asnaghi ha fatto la sua classifica e posiziona al terzo posto il Setter Gordon. Setter Gordon sul terzo gradino del podio. Secondo posto per il bracco italiano. Un bel giro di ring per il miglior juniores della giornata, che sarà il Norwich Terrier. Girl, let's be real. There's nothing wrong with the way we're carrying on. So enjoy. Invito tutti i veterani e le coppie a presentarsi nel pre-ring. Attention please, best veteran and best braces in collection green. Abbiamo visto i baby, abbiamo visto gli juniores ed ora stiamo per vedere i giovani. La fascia d'età cresce ulteriormente, abbiamo a che fare con...